nego, kao, nego...
batteria. Marco Michele nel basso. Stefano Palizzetti a sassofono. Mi ero affezionato al volume mostruoso di prima. Bene, benvenuti. Siamo qui a festeggiare un evento tra i più pazzeschi, la nascita di questa casa discografica che non era un'etichetta discografica, ma era un piccolo miracolo che ha pubblicato le cose più improbabili in un'epoca, non tanto nel settore giovanile in cui eravamo noi, pare, o finale degli altri, ma quanto nella musica contemporanea, le due collane più importanti al mondo di quel periodo, che documentavano le punte di diamante della ricerca di quel periodo, grazie alla visione di Gianni Sassi. Questi due brani sono due brani, il primo era un brano nuovo, che abbiamo inciso un paio di anni fa, e questo qui invece ha un brano del repertorio Area, riconosciuto da 10 Aree, a 49 anni. Ma adesso andiamo all'esecuzione integrale di Arbeit nach Frei, il nostro primo disco, musica che non si suona dal vivo esattamente da allora, da 50 anni, per via della nostra storia, perché da sestetto poi diventavamo in quintetto con Aresta Volanti, bla bla bla, e abbiamo fatto quello che abbiamo fatto, ma questa musica, la cosa che mi premeva dire, è che non l'abbiamo più fatta, a parte un brano che è Luglio, Agosto, Settembre, Nero, che ascolterete nella seconda parte, perché noi eseguiremo adesso i primi tre brani dell'album, Consapevolezza, Arbeit nach Frei e 240 km da spirne, e poi a fine serata proseguiremo con gli ultimi tre brani. Basta con il brano. Bravo!
5 primi dischi di, appunto, di Franco Battiato. Buonasera a tutti e a tutti. Grazie di essere intervenuti così numerosi quest'anno. E come avrebbe detto il nostro vecchio amico Flick, avete tutti delle bellissime facce, tranne alcuni che poi indicherò. È vero che quello che ha detto Patrizio Fariselli prima, è difficile che se non ci fosse stato Gianni Sassi avessimo trovato un editore capace di pubblicarci. Però è successo. Senti bestia. Senti, ci facciamo questo prego? Sì. 1, 2, 3, 4! Dedicata a questo, alla demenza, dove però per demenza si intende, insomma, un senso di ironia, nel senso che la differenza tra noi e i punk era che mentre i punk dicevano davvero destroy, facciamo fuori tutti, noi scherzavamo, è più facile che i nostri testi avessero delle somiglianze con Carosone e Buscaglione piuttosto che con Sex Pistols, per esempio. Così partiamo. Perfetto. You
siete delle bestie! Alla voce c'era Clarito Morsiani, grazie, prima. Luca Tornado, la chitarra. Alla batteria Gianluca Ramolla Scavon. Al basso, Max Massi Ragnani. Compositore di tutte le canzoni, chitarrista e voce, Dandy Bestia! Vai! Vai Dandy! Grazie, lo avevo detto prima, così mi confondete con un altro. Cominciava con un urlo di freak che diceva andate a lavorare, teppisti! Così con 45 giri, con 45 giri solo facevo incazzare entrambe le fazioni che si stavano sparando in bocca in giro per l'Italia in quel periodo. Così mentre da una parte i carabinieri si volevano arrestare, e una volta con i freak sono riusciti, gli autonomi ci tiravano dietro della merda. È successo al Palasport di Bologna, questa la devo raccontare, che è troppo carina. Comunque tutte queste cose che vi sto raccontando le trovate in un libro che è al simpatico banchetto del merchandising, un libro che parla della nostra storia, è una 4 di 400 pagine, pesa un casino e costa anche un casino, mi sembra giusto. Yeah.
vado se non trovo la pistola. Arrivano, colpiscono, grande qualità sonora, ma anche la forza, come dicevo prima, sopra di dire qualche cosa che va oltre. Grazie, grazie Milano, grazie Franz, Carlo Bucadori. E oggi è Eugenio Finardi. Ladies and gentlemen, grazie per questo omaggio Gianni e John Cage. Molto più rumoroso di voi, ma molto più rumoroso di voi. Quindi magari non ve ne accorgevate, scrocchi, vari rumori, strumenti che non funzionano. Ci siamo? Sì. Anche il basso? Bene, perfetto. Se penso all'allegria che mi dà un'amica mia, con i suoi vestiti bianchi, i suoi sorrisi colorati, quando dice di volere un corpo bello e equilibrato, mangia solo cibo naturale, con amore cucinato, ma se cerca di andare al di là dei suoi vestiti a fiori e seta, dei suoi giochi, dei suoi soldi, dell'equilibrio del pianeta, lei si alza sorridendo, dice ciao e poi va via, dicendo scusa, ognuno ha il suo karma, in fondo non è colpa mia. Insalata di riso, bianca come il sorriso, qui la crema del latte, da un uovo di frutta, bianco come la chiara dell'uovo sbattuto, come la panna montata con lo zucchero su, come il fiore di farina che lei ha in cucina, bianca come lo yogurt, bianca come dovrebbe essere la sua coscienza, che si scioglie come un pane burro ogni mattina, e al pane dolce.
accende. Quante volte ci ho provato, quante volte ci proverò a far cantare le mie mani. Anche il corpo, la mano piano tocca, il sesso che cresce invade la tua mano e batte come un cuore. Muovi avanti e indietro, masturbati. Ora
senti quasi bene. Man mano che vai, il tuo piacere cresce, si muove, impazzisce, continua. Senti qualcosa di strano che arriva, quello è un momento di vera pazzia. E vieni, tanto bello, prima quanto triste. Cantate con me. Na na na, na na na, na na na. Ancora porto, porto. Grazie per le belle parole. Visto che stiamo parlando di Cage, non posso non ricordare la sua performance proprio qui, in questo teatro, nel 1977, performance storica per questa città, ma non solo, anche per lui. Poi al bar ci disse che non aveva mai provato così tanta paura, perché il pubblico di allora era piuttosto vivace, questo si sa. Come scusare
le iene negli stadi e quelle dei giornali. Nel fango affonda lo stivale dei maiali. Me ne vergogno un poco e mi fa male vedere un uomo come un animale. Non cambierà, non cambierà. Sì che cambierà, vedrai che cambierà. We'll be right back.
السلام مسحت بحور الدم علشانك. سيب الغضب، سيب الألم، سيب السلاح، سيب السلاح وتعالى، تعالى نعيش، تعالى نعيش يا حبيبي ويكون غطانا سلام. عايزك تغني يا عيني ويكون غناك بالسلام. Giocare col mondo facendolo a pezzi, bambini che il sole ha ridotto già. Guerra all'omertà, forse ti sapremo quello che può dire a poterne sangue con l'umanità. Gente colorata, quasi tutta uguale, la mia rabbia legge sopra i quotidiani, legge nella storia tutto il mio dolore, canta la mia gente che non può morire. Non è colpa mia se la tua realtà mi costringe a fare guerra all'umanità. Somewhere, sweeping,
Somewhere a king has no way.